Sto testando questo multiattrezzo per l'orto. Questo qua è stato fatto per la gestione delle infestanti della Cicotec, è veramente ottimo. Guarda il risultato, ma ora metti già un bel mi piace. Io prendo fiato un secondo e ne parliamo insieme. E ciao a tutti i farmer, spero tutto bene. Avete messo un mi piace? Ecco, guardate che voi avete il vostro compito e io il mio. Devo dire che questo attrezzo qua sta andando meglio di quanto pensavo. Che cos'è? È un multi-attrezzo, quindi è un porto utensili manuale con una serie di utilizzi. Ora ti faccio vedere già le prove in campo, cosa ne penso, vediamolo in azione. Va settato di più, vediamo già subito il primo attacco, va settato perché sto lavorando male, però ti faccio vedere com'è. No, lavora bene. Sì, devo alzare solo un po' il manubrio, ma l'effetto, devo dirti, è non ottimo, di più ancora. Praticamente va con questa lama ad alzare tutte le infestanti che ci sono. In una stagione così piovosa questo qua diventa la manna. E in più devo dirvi, bello veloce, vedi, qualche parte di radice rimane, quindi ributterà, però la velocità con cui si procede è abbastanza elevata, niente male. La setterei solo con il manubrio un attimino più alto per non incidere troppo sulla schiena. La cosa che mi piace è che con una semplice chiave, dovrebbe essere del 15, ok, con la chiave del 15, noi andiamo a prendere la cricca, che non è male, eccole qua, riusciamo ad andare a intervenire e fare tutte le varie robe che ci servono. Nel mio caso lo noto un attimino basso. Questo è un porta attrezzi vero e proprio, lo posso usare a una ruota, andando a usare la ruota centrale, oppure a due ruote. È interessante perché già l'anno prossimo voglio togliere l'impianto goccia a goccia su certe parti e riuscire a passare interfila tra gli ortaggi con questo, magari monoruota, quindi riuscendo a pulire gli ortaggi fila a fila. Cioè, il problema qual è? Allora, ti faccio vedere, non so, metti in mezzo le barbabietole. Ora, non è un grosso problema, però, come vedi, noi abbiamo messo l'ala gocciolante, le barbabietole sono abbastanza fitte, tra l'altro sono molto belle, molto buone. Dovremmo andare a coltivare in modo differente, però in questo spazio qua, che c'è più o meno tra una barbabietola e l'altra, di solito dobbiamo andare a fare una pulizia che è manuale. Invece con quell'attrezzino lì io posso passare qua in mezzo alla fila, andarle a pulire con un piccolo dissodatore, ci sono vari attrezzi appunto, e per esempio questa erba qua, che è un'erba infestante che mi rompe, viene tolta in una sola passata. Chiaramente va ribaltato il modo di fare l'orto, cioè non tutti gli ortaggi, ora noi stiamo facendo tutto col goccia a goccia, sto notando dei limiti nel sistema goccia a goccia, non va bene per forza per tutti gli ortaggi, per il pomodoro è ottimo, per gli ortaggi a foglia, quindi l'anno prossimo faremo anche un nuovo step, meccanizziamo di sicuro di più. Però naturalmente dovremo cambiare l'impianto, il sesso di impianto. Però su quello devo dire che magari se mi date anche voi qualche consiglio non è male. Vabbè, ritorniamo a noi e settiamo la macchina. Allora, andiamo ad alzarlo. Vabbè, così potrebbe essere. C'è da fare varie prove, signori. Ora, già che ci sono, visto che è la prima volta che lo utilizzo e quindi dobbiamo prenderci un pochino la mano, vorrei provare a utilizzare il portaattrezzi, che è questo, in modo parallelo alla terra. Per ora è leggermente più basso, quindi vado a svitare, smollare due viti velocissimamente, chiave del 15, e vediamo se alzandole, perché l'ho montato in officina e questa è la prima prova tecnica, vediamo se cambia qualcosa o se lavoriamo meglio il terreno. Già l'effetto di prima era un po' basso per me, ma l'effetto era già ottimo. Magari si riesce a migliorare qualcosa. Ok, così dovremmo essere parallelo al terreno. Lo fissiamo 10 secondi. Comunque, signori, le cricche sulle chiavi inglesi, cioè, sono la svolta della vita, sappiatelo.
in campo migliorano la vita a tutti. Così direi che ci posso stare. Ok, fisso tutto e ci siamo. Ok, bene, sistemato, settato, ci abbiamo tutto, rimettiamo le chiavi a posto e ritorniamo in campo. Il lavoro che devi andare a fare è avanti e indietro, come in questo caso. Ora, meglio se la terra è leggermente umida. È stato pensato l'attrezzo attaccato con questa particolarità, vieni a vedere, con un blocco in fine corsa, in modo tale che quando trova riesce a trascinare il più possibile la pianta che vede. Ogni tanto diamogli un'affilata. Più sono affilate questi attrezzi, meglio funzionano. Qua in parte, guarda qua le insalate, puoi vedere il problema che ti stavo dicendo prima, cioè mi cresce l'infestante, noi dobbiamo andare a mano. Per noi è un grosso lavoro, sono ore di lavoro e poi è un lavoro basso, faticoso, si lavora male. Ci sono degli attrezzi anche che fa la Cecotec, devo dire, niente male, manuali che si possono andare a, a utilizzare. E naturalmente però dobbiamo pensare che non sempre l'ala gocciolante, soprattutto le manichette, quelle usa e getta, quelle diciamo agricole, stagionali, vanno bene, perché quelle se le tocchi, le pizzichi e hai le perdite. Ma guarda qua, ora non so se state capendo il lavoro che sta facendo, però allora, questo lo diamo ai nostri animali e saranno molto ma molto contenti di mangiare. Qua è tutto pulito, ho fatto mezza proda in 2 minuti. Noi al suo posto stiamo usando un motocoltivatore, quello piccolo verde, per andare a lavorare il terreno. Il lavoro che viene fatto è questo, vieni che te lo faccio vedere. Allora, questo qua, ora naturalmente scende giù un po' nel terreno, il problema taglia qualche radice, non è un gran lavoro perché sostanzialmente la parte qua sopra alta rimane e quindi devo andare a toglierla tutta manualmente. E devo dirti, è comunque un lavoro pesante. Vedi che sono bello sudato oggi. Ma in più, nell'andare a lavorare il terreno, lo smuove solo, perché non è un lavoro in profondità. Devo dirti invece che quell'attrezzo lì fa un lavoro che è veramente esemplare. Chiaro, è il primo scoglio magari fare l'investimento sulla struttura. Dopo diventa tutto un Frankenstein, cioè vado ad attaccare quello che mi serve, dove mi serve, quando mi serve. 2-3 consigli sul quando andare a utilizzare un attrezzo del genere. Ti conviene lavorarla quando hai davanti 2-3 giorni di bel sole, in modo tale che tutte le erbe che hai tirato su riescono ad andare naturalmente a seccare. Ora faccio un altro passaggio di qua, dopo voglio provare sui pomodori, vedere l'effetto. Qua possiamo trascinare perché è veramente quasi inesistente, cioè molto morbida. Riusciamo ad andare a rompere la crosta molto bene, ma sapete che? Perché non ci sono arrivato prima. Tra l'altro Jean Martin utilizza questi strumenti e che non sapete che roba, non l'ho mai visto in uso. E quando non vedo una roba in uso, non riesco a capire l'utilità vera, faccio un po' più fatica. Ma voi se avete qualche domanda, scrivetemi nei commenti, che se serve facciamo il video, vi spiego meglio. Ora, qua sto trascinando, guardate che sotto, perché questa qua è terra lavorata, morbidissima. Sotto non sarà così morbida, quindi vedi anche qua quando trovo un po', devo ritornare. Ora, forse va corretto anche un attimo l'inclinazione ancora. Qua sono erbe alte, eh? Credo che il risultato parla da solo. Sostanzialmente è quello che viene fatto con la lama, con la lavorazione sottofila. Io le vedo tanto in vigneto, che c'è questa lama che prende, entra, esce e fa. Queste qua, giro di già una giornata, sono tutte secche. Tra probabilmente stasera non riconoscete più, cioè vedete solo l'erba lavorata, non vedete più il verde. Direi ottima lavorazione, promosso. Vediamo quanto ci mettiamo.
un minuto e 10, 50 metri. Secondo me loro della Cecotec ne hanno anche uno un attimino più largo, potrebbe essere un attimino più utile, perché lo smonti, lo metti, lavoro la prata in mezzo e via. Ora è bene lavorare sotto chioma, perché ora appena crescono i pomodori vedrete, arriveranno qua. Però signori, non so che dirvi, cioè è uno strumento veramente valido, mi piace. Ora voglio provare ad attaccare altri strumenti, magari. Qua vi lascio il sito della Cecotec, datemi un'occhiata, se c'è qualche strumento, attrezzo che può piacervi, scrivetelo nei commenti, che dopo andiamo alla Cecotec e gli diciamo: guardate, vogliamo testare questo, che ne dite? E magari io ce lo mando e facciamo un bel video. Che ne dite? Farmer, un po' sudato, ma ci vediamo al prossimo video. Vado a lavorare, ciao a tutti!